Buonasera ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Benvenuti su EveryEye, io sono Flash Together. Oggi siamo qui sulla demo di FIFA 15, signori. FIFA 15, nuovo titolo EA Sports, non vedo l'ora di provarlo. Non ne hanno parlato benissimo, a dirvi la verità, non ne hanno parlato benissimo, però lo proveremo insieme e vi darò le mie impressioni su questo nuovo titolo, che però è la demo, non è ufficiale, quindi niente, premiamo start. Io ero già partito. Allora, io direi per prima cosa di andare un attimo sull'Ultimate Team, vediamo un po' com'è. Speriamo che sia bello. Questa è la schermata iniziale. Hazard. Vediamo un attimo la mia squadra. Credo sia la mia squadra. Sì, vabbè, le solite stronzate che non ci interessano, lo sappiamo tutti. Questa è la, diciamo, l'interfaccia dell'Ultimate Team della demo. Come possiamo vedere, abbiamo la partita singola, il seleziona rosa, la rosa attiva, non abbiamo stagioni, eccetera, perché vi ricordo che è una demo. Giocheremo tra l'altro solo col computer. Andiamo a vedere un attimo però le impostazioni di squadra, diciamo così. Molto simile alla next gen dell'anno scorso, teoricamente, o comunque come colori, come grafica, è molto simile all'old gen. Abbiamo Courtois, Iniesta, poi tra l'altro abbiamo Messi, Neymar, Royce, Xavi. Andiamo a vedere, io volevo un attimo vedere delle concept squad, però mi sa che non c'è ancora niente. Proviamo un attimo il falso 9 con Messi. Vediamo cosa sappiamo inventare. Lo sentite, io metto William, me ne strafotto dell'intesa. Acab. Acab. Me ne strafotto. Qua mettiamo al posto il suo Ramirez, che almeno fa intesa anche con Fabregas. E credo vada bene così. Diciamo che William ha 6 d'intesa. Così come Iniesta. Però dai, chi se ne frega. Andiamo a giocare. Questo deve essere il titolo della svolta. Deve essere il titolo della svolta, cari i miei, cara la mia EA Sports. Andiamo a vedere un attimo la gestione squadra. E vabbè, qua le tattiche, qua i ruoli. Non si può cambiare, diciamo, giocatori all'interno di gestione squadra, a meno per quanto riguarda la demo. Abbiamo possessione di gioco e personalizza comandi. Io ora direi di giocare la partita perché non ci interessa altro. Messi! Eccolo! Eccolo, Leo Messi, primo gol di FIFA 15. Leo Messi, forte, sembra forte. Sembra davvero forte. Comunque 1-0. Le mie prime opinioni generali sono che comunque questo gioco mi sta piacendo, stranamente mi sta piacendo. Da FIFA 13 a FIFA 14 abbiamo avuto un cambio incredibile a livello di gameplay, incredibile secondo me. Su FIFA, questo FIFA 15 sembra un FIFA 14 più veloce, più fluido, più meno macchinoso. È un bene o male, perché comunque questo gameplay caratterizza un po' di più la velocità. Però comunque secondo me è più bello, è più divertente. Di sicuro è più divertente. Però insomma vedremo. Alla fine non è neanche la versione ufficiale, essendo una demo. Però vi dico, a me sta piacendo. Per quanto riguarda la grafica, un po' i gameplay e i movimenti dei giocatori sembra hanno ripreso un po' quella che era la next gen dell'anno scorso, se potete, se vedete. Sembra una next con una grafica molto meno curata, molto, sembra tutto meno realistico ovviamente rispetto a next gen, perché comunque su next gen abbiamo, non lo so, abbiamo il campo che si deteriora, la pioggia, i tifosi e tutto, che comunque sono tutti elementi grafici caratteristici della next gen. Comunque qua finisce il primo tempo, 1-0, gol di Messi. Vi dico, il gioco mi sta piacendo, punto. Mi sta piacendo, mi sta divertendo. Comunque andiamo avanti. Neymar. Guardate come innanzitutto i movimenti dei giocatori sono molto simili, a quelli
ai cambiamenti che sono stati effettuati da Hold a Next l'anno scorso. Ma poi non solo, guardate come i giocatori scattano quando hanno la palla. Guardate, su FIFA 14 erano molto più lenti, erano molto più macchinosi ed era un danno, anche perché i giocatori più agili sembravano macchinosi ed è una cosa che più che altro non mi sono mai spiegato. Quindi è un cambiamento che per adesso mi piace. Tanto qua palla per William. William, William! Parata di check. Poi questo ricordo essere Ultimate Team, quindi... Oh! Neymar! Ricordo essere Ultimate Team, che comunque rispetto alla versione normale di un gioco è molto ma molto più arcade, molto più velocizzata, non sembra vero FIFA. E questa è una cosa che comunque è un bene o un male, lo sappiamo per il momento, un per tutto. So anche che comunque il momento sono gli script, per chi non sapesse fra voi di EveryEye. Ricordo anche che comunque i colpi di testa sono stati nerfati, più che i colpi di testa, il posizionamento ovviamente dei giocatori e i cross in sé sono stati nerfati, quindi resi meno overpowered, non vi devo spiegare cosa vuol dire overpowered. Ed è un bene perché comunque l'anno scorso uno dei problemi principali di FIFA era proprio il fatto che segnare di testa fosse facile, quindi hanno nerfato il tutto. Per una volta l'EA ascolta l'utenza. Intanto cross in mezzo, come potete vedere, vabbè, la smetto di dirlo, però il movimento del cross era molto simile a quello del cambio dell'anno scorso, punto. Adesso smetto di dirlo. Avete visto anche come comunque è molto veloce. È molto veloce il tutto. Intanto attenzione, attenzione. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Messi praticamente quando ha preso palla si è allungata e è arrivato subito sul pallone. Non ha avuto lentezza o macchinosità. Speriamo che non tutti i giocatori siano così veloci. Cioè, perché sennò è un dramma. Si passa da un estremo all'altro e di sicuro non cambia niente perché il problema è sempre lo stesso comunque. Ah, merda! Gol di Diego Costa. 1-1 all'89esimo, figa. Stiamo vincendo, vabbè. Non vorrei che davvero contasse la velocità perché contasse così tanto la velocità come su FIFA 13, perché anche lì è un altro dramma, è un altro dramma. Finisce intanto la partita, 1-1. Qua intanto, qua due calciatori in prestito, abbiamo, vabbè, le future nuove leggende. Allora, quindi, così abbiamo visto l'Ultimate Team e il calcio d'inizio. Ancora non si può vedere le varie future dell'Ultimate Team, tipo... Ah, aspetta. Cazzo. Me lo so scordavo. Vabbè, abbiamo la carriera, ma ancora non si può giocare. Ultimate Team, stagioni e stagioni Coop. Poi comandi e base, probabilità. Probabilità si può giocare? No, ancora no. Vabbè, l'Ultimate Team, eccolo qua. E basta, alla fine. Niente, c'è un cazzo. Comunque, grazie mille della visione. Ci risentiamo un prossimo video su EveryEye. Passate al mio canale in descrizione. E nulla, ciao ciao.